E se hai vinto una bella partita, si dice in Toscana. Che partita, amici di Milanello. Manca un minuto, poco più, alla fine della partita. Milan sta vincendo 4-2, ma una partita assurda. Una partita assurda. Come si diceva stamani, il Bologna segna tanto, ma fa anche segnare. E questa partita proprio l'ha dimostrato. Una partita, sinceramente, caratterizzata dagli episodi. Prima quella deviazione influente sul tiro di Leao, che ci ha mandato un gol. Poi arriva l'espulsione, la prima espulsione. Poi arriva il gran gol del capitano Calabria e si va sul 2-0. Una partita indirizzata con un uomo in meno, eppure vedete quando una squadra come Bologna ha un atteggiamento positivo, sa quello che deve fare. Noi abbiamo abbassato la guardia, poi è entrato Bakayoko per... è finita, 3 punti. Dicevo, è entrato Bakayoko per Tonali, giustamente era ammonito, poi fra 3 giorni giochiamo col Torino. Bakayoko comunque per ora cammina. Sono arrivati 2 gol. Poi la seconda espulsione per questo fallaccio di Soriano su Baloturé, che poteva veramente essere... avere conseguenze peggiori. Pensavo non rientrasse nemmeno, invece è rientrato. E quindi la seconda espulsione, poi grande idea secondo me, cioè grande intuizione di mettere 2 punte e tenerli là e pressarli fino a che, insomma, meno male con Bennacer che ha fatto quel bel gol e poi ha capito quando partire e ha dato l'assist a Ibra per il suo primo gol da quarantenne, con tutta Italia che tifava Bologna stasera. Comunque, faticando o non faticando, ci siamo presi questi 3 punti, quello era l'importante. Come si parlava prima con Andrea, se si vinceva stasera si passerà una bella giornata domani, una bella domenica di relax in attesa dei nostri concorrenti che la sera si batteranno. È una partita particolare, comunque io non vedo l'ora che torni Teo, perché là sulla sinistra, mamma mia, con Baloturé è veramente un supplizio, è veramente importante Teo e Diaz, non vedo l'ora che tornino perché abbiamo veramente bisogno. Però ragazzi, vincere queste partite in piena emergenza con 9 giocatori indisponibili sono segnali importanti, poi vincere contro squadre ostiche come Bologna, che comunque ha giocato, ci ha messo in difficoltà, è importantissimo riuscire a vincere queste partite e da qui alla fine ce ne saranno, però sono tutti punti che mettiamo in cascina e per quando arriveranno magari momenti più difficili. Sono molto contento, qualcuno lo dava per scontato, oggi ho letto dei messaggi, ma se non si vince neanche col Bologna, e invece non era così semplice, ma l'abbiamo fatto. Sono molto molto contento di questa vittoria. E quindi domani faremo da spettatori a quello che faranno gli altri. Si può andare a letto tranquilli noi stasera. Un abbraccio a tutti, una bevuta al nostro Milan, ci sentiamo domani e passiamo una notte serena. Ciao amici.